Grazie, grazie a tutti. Vorrei avere con me subito Simone Di Stefano, presidente in questo caso di Sovranità. E lo faccio. Beh, sentite, vi dico una cosa prima di iniziare a fare i ragionamenti seri. Io penso che la politica sia fatta di emozioni. Voi questa sera ci state regalando delle emozioni eccezionali. Vuol dire che siamo pronti per fare insieme delle grandi cose. Questa sera abbiamo pensato, da un po' di tempo ci ragionavamo di fare questa cosa insieme, questa serata insieme con Sovranità, perché volevamo dire due cose iniziali, che nelle nostre differenze abbiamo trovato anche tantissime cose che ci accomunano e sono degli obiettivi che credo raccolgano storie personali, valori, idee, immaginarci la città di Roma ma non solo in modo diverso. E poi la cosa vera è che abbiamo trovato insieme un leader che si chiama Matteo Salvini e credo che questa sia la parte più importante della nostra storia politica. Un cambiamento che è stato epocale per noi e credo per molte persone. Noi veniamo da due giorni con Matteo, fatto in Puglia, dove le sale erano tutte piene, qualcuno si è stupito, ha detto: oh mamma, cosa sta succedendo? Sta succedendo che in Italia c'è tanta voglia di cambiare, è quella voglia di cambiare che viene dalla gente, non dai palazzi, e noi siamo la gente. Io penso che ci siano due slogan che sono importanti ma che hanno anche tanti contenuti. Il primo è quello che ha lanciato Matteo e vuol dire molto. Cosa vogliamo essere? Più sicuri, però siamo già qualcosa di diverso e qualcosa di più. Siamo innanzitutto liberi e forti e lo siamo tutti insieme, perché questo essere liberi e forti ci dà la forza e la capacità di contrastare con la nostra serenità anche tutti quei personaggi in cerca d'autore che stanno cercando di fare di tutto per impedirci di parlare. Dopodiché potremmo dire qualcosa anche a Alfano, che non fa il suo mestiere, però cosa volete? Quando qualcuno diventa il cagnolino dei centri sociali vuol dire che per noi non esiste più sulla lavagna e quindi l'abbiamo già cancellato. Ma siamo insieme anche qualcos'altro, perché bisogna dare contenuti e ci stiamo ragionando, lo faremo lanciando a settembre gli stati generali per Roma, perché noi siamo i protagonisti e ci siamo stancati delle solite figurine sull'album. Qualcuno deve mettersi in testa che la consapevolezza iniziale è che a Roma non si prescinde più da Matteo Salvini, perché la città deve essere riconquistata con le idee e con la capacità di amministrare. E allora vi dico anche che noi siamo liberi, ma anche liberali, forse non liberisti perché pensiamo che le piattaforme sociali debbano essere preservate. Siamo sociali perché siamo gli unici che ci occupiamo dei disabili, delle marginalità, non siamo i parolai di Renzi, non siamo i finti buonisti con quel buonismo peloso ed interessato delle cooperative. Noi vogliamo essere vicini a chi ha bisogno. E siamo popolari, guardate, siamo popolari per un semplice motivo, perché noi non siamo abituati a fare le cene da 1.000 euro e non siamo abituati a fare le cene da 1.000 euro specialmente con chi a cui il giorno dopo diamo concessioni autostradali miliardarie. Noi siamo vicini alla gente normale perché siamo gente normale, non siamo nati nei palazzi. Voglio ringraziare chi si è impegnato già in questi mesi, i consiglieri municipali di Roma, i dirigenti che vedo già delle nuove strutture che stanno nascendo, dirigenti regionali, dirigenti territoriali di noi con Salvini. È un lavoro di costruzione, ma è un lavoro che sta procedendo e penso che la dimostrazione si veda. Io penso che dopo stasera qualcuno in qualche palazzo si preoccuperà, però sono fatti loro, quindi anzi siamo contenti di dargli questa preoccupazione. A Matteo voglio dire però una cosa, chi siamo, cosa c'è questa sera? Questa sera c'è
C'è la Roma che non può più accettare che i Marò rimangano sequestrati. Rimangano sequestrati senza che nessuno faccia nulla. È stato detto da Mauro Antonini, questa sera ci sono le rappresentanze dei comitati dei quartieri, quelli dimenticati da Marino e dai suoi soci che si occupano di altre cose, di altri interessi. Questa sera ci sono i lavoratori, per esempio, di Italposte, che per le sciagurate situazioni che si creano in Italia si trovano senza posto di lavoro. Questa sera però, per esempio, ci sono una cosa bellissima, c'è l'università, sia i docenti che gli studenti sono quelli che non vogliono l'università normalizzata, quella del pensiero unico, sono quelli che vogliono contribuire a cambiare il nostro paese mettendoci idee non inquinate e hanno voglia di metterci la faccia. Ed è per questo che prima parlavo degli stati generali, perché insieme a chi lavora, insieme all'università, insieme ai rappresentanti territoriali, costruiremo un progetto per Roma. Per Roma costruiamo anche un apposito gruppo che si chiamerà Agora, dove raccoglieremo tutti quelli che vorranno partecipare dal mondo della ricerca e dell'università, e me lo vogliamo mettere a disposizione della gente di Roma, non dei soliti interessi. Le donne si stanno organizzando, abbiamo anche un gruppo che si dedicherà direttamente alla disabilità. Non voglio essere più lungo, perché il mio lavoro di ufficiale di collegamento fra Matteo Salvini e questa nostra bellissima presenza finisce però con un appello, anzi un avvertimento. Prendiamola come un auspicio, Matteo. Io dico a tutti voi, ma lo dico a Matteo Salvini, che noi da stasera siamo pronti ad amministrare Roma e siamo pronti nello stesso tempo a governare il paese con Renzi a casa e Salvini leader. Grazie.